Ben ritrovati e ben sintonizzati, ci spostiamo da San Severo in una parrocchia di periferia, una di quelle parrocchie che piacerebbe tanto a Papa Francesco, la parrocchia della Madonna della Divina Provvidenza, ed è una parrocchia dove nel lontano 1983, se ricordo bene, venne il Papa Giovanni Paolo II, che poi celebrò nell'attigua piazza, ora intitolata appunto Piazza del Papa. Ed è una di quelle comunità parrocchiali che, come dicevo, è in periferia. Quando nacque questa parrocchia era una parrocchia veramente di periferia, una parrocchia realmente proprio povera. Io ricordo da alcune testimonianze che la messa qui la si diceva nelle stalle, o meglio in una stalla che credo adesso sia diventata un salone. Ma questo per dirvi e per contestualizzare il posto dove stiamo, e continuiamo il nostro percorso su tematiche di spiritualità. Dopo la nostra riflessione sul male nella storia, dopo la nostra riflessione sulla Shoah e dopo la nostra riflessione sul coraggio umano e cristiano, oggi vogliamo iniziare a riflettere su di una esperienza che tutti, secondo me è così, che tutti facciamo. L'altro, meglio l'altro che mi dà fastidio. Non venitemi a dire, e se me lo dite voi siete tutti santi, che nella vita non avete mai avuto questa sensazione di una persona che vi dà fastidio, di una persona che vi ha ferito, di una persona che vi ha deluso. Sentire, avvertire questo dolore, perché di fatti poi è un dolore, ma anche avvertire questo senso di fastidio è pienamente umano. Rimanere delusi per un amico che mi ha fatto un torto, rimanere delusi per una persona a cui voglio bene, che mi ha detto una parola fuori posto, soffrire per tutte queste cose è umano. E io dico meno male che è umano. E però a partire dalla nostra umanità, a partire dall'accoglienza delle nostre fragilità, noi dobbiamo non solo saper reagire umanamente, ma anche e soprattutto saper dare una risposta cristiana, cioè saper rispondere, saper reagire come Gesù ha reagito, come Gesù ha affrontato queste problematiche, perché anche Gesù come uomo ha avuto le nostre stesse sofferenze, le nostre stesse reazioni umane. E allora ci vediamo domani per comprendere ancora qualcosina, per entrare in questo percorso. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!